L'ultimo in ordine cronologico è quello della paventata chiusura del Museo Mandralisca, della Fondazione Mandralisca. Noi qua abbiamo il dottor Angelo Piscitello, presidente della Fondazione Mandralisca, che lo ringraziamo per essere venuto. L'allarme è allarme rosso, quello che capisco. Quindi qual è la situazione prima di tutto, presidente? No, la situazione non è nuova, nel senso che la Fondazione Mandralisca da quando è nata ha sempre avuto un problema strutturale, cioè un problema di equilibri di bilancio che dipendono necessariamente, ma ciò avviene in tutti i musei del mondo, dal fatto che comunque le spese per mantenere il museo, per mantenere il personale che è necessario, perché non ci scordiamo che la Fondazione Mandralisca ospita delle opere d'arte di prima importanza che hanno bisogno di una custodia, quindi è necessario che il personale le sorvegli giorno, notte, domenica, Natale, Pasqua, Capodanno, quindi sempre. E chiaramente è ovvio che un personale che fa dei turni di questo genere, di notte, di giorno, deve necessariamente essere pagato, e deve essere pagato con il notturno, con il festivo, come è giusto che sia, o almeno come dovrebbe essere, perché purtroppo poi alla fine questi costi devono essere coperti. Da cosa possono essere coperti e come vengono coperti in tutti i musei del mondo? Una parte dalle entrate della fondazione, che sono i biglietti, che sono il 5 per 1000, anzi, fin da ora diciamo aiutateci con il 5 per 1000, adesso si apre purtroppo, dico purtroppo perché per i cittadini non è un piacere, comunque si apre la stagione dei 7,40, quindi invitiamo a donare il sangue, a dare un po' il contributo per la Fondazione Mandralisca. Quindi dall'altro lato le alte entrate. Le alte entrate possono essere pubbliche o private. Pubbliche, e quindi fino ad ora sono state pubbliche perché sono state gli enti pubblici che hanno contribuito a rimettere in equilibrio il bilancio dando delle somme, quindi la regione ha sempre dato un congruo contributo più o meno ampio a seconda degli anni, a seconda della forza della fondazione a reclamare questo contributo previsto da una legge della regione siciliana, che però è stata sempre poi disattesa, perché in questa legge c'è un numero, questo numero poi è andato salendo e scendendo a seconda degli anni, a seconda forse della forza dello stesso degli organi amministrativi della fondazione. L'altro contributo ormai estinto definitivamente è quello della provincia, che già si è estinto negli ultimi anni perché la provincia ha deciso di dare il proprio contributo ad altre attività e non alle fondazioni e alla cultura. Ora la provincia non c'è più e quindi diciamo questo abbiamo messo anche da sopra, quindi non ci sarà sicuramente più per gli anni a venire. E l'altro non è un contributo, ma è una convenzione col comune di Cefalù, perché noi ospitiamo nei locali della Fondazione Mandralisca la collezione Cirincione, che è di proprietà del comune di Cefalù, la custodiamo, la esponiamo, ma non solo quella, e paghiamo l'assicurazione, e quindi diciamo è una convenzione per cui noi rendiamo un servizio al comune di Cefalù e il comune di Cefalù ci dovrebbe dare dei soldi, dovrebbe, perché poi anche lì sappiamo bene le condizioni del bilancio del comune di Cefalù, e quindi anche questo è venuto meno, si è ridotto, è in forse, quindi non sappiamo. Ora il sindaco, che tra poco dovrebbe essere qui sicuramente, confermerà che dovrebbero fare questa convenzione, però c'è sempre il condizionale, perché purtroppo anche la condizione finanziaria del comune di Cefalù comune è in dissesto quasi. Dall'altro mi sembra lato, difficile che possa dare un contributo per ora, tipo. Però è un contratto, cioè intendo dire, la collezione Cirincione c'è dentro la Fondazione, certo, Mandralisca, quindi volendo, se il comune non paga, potremmo dire, signori, vedete dove dovete mettere, ma noi non possiamo avere pure la responsabilità delle vostre cose se non ci pagate. Dico, quindi è un contratto a prestazioni corrispettive, cioè io ti do una cosa, tu ne dai un'altra, quindi è chiaro che è una convenzione, non è un contributo. Questo diciamo che dal punto di vista
anche della giustificazione della spesa è molto importante, perché una cosa è che un comune dissestato dia un contributo a titolo di liberalità, una cosa diversa invece è che paghi una prestazione che qualcuno fa, perché sono cose su piani completamente diversi. Dall'altro lato, la contribuzione privata. I privati danno con il loro 5 per 1000 e ringraziamo tutti coloro che finora ci hanno dato questo 5 per 1000. Però ci sono anche le liberalità che sostengono i musei di tutto il mondo, cioè delle liberalità private, e alle quali adesso dobbiamo cominciare a guardare una volta che gli enti pubblici purtroppo sono in condizioni drammatiche. È chiaro che una fondazione, parlavo l'altra volta con un mio amico che ha una fondazione a Lugano. Lugano c'è una contribuzione privata di prima grandezza, cioè parliamo di centinaia di migliaia di euro. Purtroppo Lugano, cioè Faluno è Lugano, forse sarebbe bene che lo fosse, ma purtroppo non lo è. E di conseguenza in un tessuto economico e sociale che purtroppo in questi anni specialmente è diventato veramente in sofferenza, non è così semplice raccogliere la contribuzione privata, raccogliere i... Per carità, in questo momento ringraziamo tanta gente che ci ha chiesto: ma me lo date l'IBAN che facciamo una donazione, ma ci dite se vi possiamo dare qualcosa? E questo sia persone, ho avuto delle email di cefaludesi che stanno fuori e che intendono contribuire, e ho avuto persone anche pensionati che dicono: io ho la pensione sociale di 500 euro, ditemi, ma qualcosa ve la voglio dare. Quindi cose anche che testimoniano un attaccamento di questo paese alla Fondazione Mandralisca assolutamente anche commovente in certi casi. Quindi è importante che questa fondazione e comunque questo museo resti aperto. La politica, la regione siciliana ogni giorno scopre un buco nuovo nelle sue entrate, nel suo bilancio, eccetera eccetera. Io vedo e assisto a una grandissima confusione, a grandi proclami ogni giorno in un senso diverso, però che la politica abbia il coraggio delle scelte. A un certo punto mi pare che sia stato indicato un percorso dall'assessore al bilancio Bianchi anche virtuoso. Partiamo da zero, cioè non vediamo cosa vi abbiamo dato l'anno scorso e diminuiamo o aumentiamo. Partiamo da zero, facciamo una classifica seria e diamo un punteggio. Se tu sei a fare un'attività che è importante per il tuo territorio, la fai seriamente da più di 100 anni, hai degli impiegati che chiaramente devi pagare e che rendono un servizio alla collettività. Dico, ieri c'era nella prima pagina della Stampa un articolo di Massimo Gramaglini, noto editorialista, sì, scrittore, che diceva: grazie a questi lavoratori. E diceva una cosa, la Sicilia, che era stata brava a creare lavori inesistenti pur di giustificare degli stipendi, ora invece si trova ad avere dei soggetti che, pur di fare il loro lavoro, non vengono pagati. E però invitava giustamente a dire: paghiamoli, perché è giusto che sia così, perché fare del bene è importante, ma diciamo la pancia bisogna riempirla, la famiglia bisogna andarla bisogna portare dei soldi a casa. Io approfitto dell'occasione proprio per ricordare che il comune, cioè che la Fondazione Mandralisca ha quanti impiegati? Otto. Diciamo, che poi ci sono quello, gli LSU. Da quello che so, da quello che leggo, praticamente non vengono pagati dal mese di giugno del 2012. Dal mese di giugno. Ora, forse la settimana prossima dovrebbe arrivare una parte, l'80% del contributo dell'anno scorso, e quindi un po' di sollievo. Cioè, devo dire che su questo anche il sindaco di Cefalù si è mosso, ha cercato di appoggiare. Comunque questi soldi erano dovuti, quindi dovevano arrivare l'anno scorso, ma tra patti di stabilità e ordinaria disamministrazione della nostra amata regione, questi soldi stanno arrivando adesso. Però questi soldi non coprono comunque il disavanzo di bilancio. Certo. Quindi il problema è che se si stabilizza questa situazione, la fondazione andrebbe a perdere mediamente 150.000 euro, 200.000 euro all'anno.
Come si fa ad andare avanti così? Senti, ma quella famosa tabella H della regione che c'era una volta, quella dove c'erano i contributi per il Museo Manesca e altri musei, praticamente questa è stata cancellata? Questa è stata cancellata, ma non quest'anno, è stata già cancellata dall'anno scorso, anche se non tutti se ne sono accorti. La tabella H ospitava la Fondazione Mandralisca impropriamente, perché la Fondazione Mandralisca, assieme al Museo delle Marionette, Fondazione Associazione Pasqualino, assieme al Museo di Piccolo di Capo d'Orlando, assieme al Museo del Papiro di Siracusa, hanno già per legge una loro legge che dà un loro stanziamento. Quindi finivano nella tabella H perché in questa tabella era finito di tutto di più. Erano finite associazioni aventi un unico scopo, quello di foraggiare la clientela dei vari politici che dovevano finanziare delle attività per giustificare semplicemente il fatto che poi questa gente gli dava il voto. Ma dentro quella c'era la Fondazione Mandralisca, ma c'era anche l'Istituto dei Ciechi, cioè intendo dire c'erano anche delle realtà di grande importanza in ogni settore. Questa tabella H è stata abolita. Ripeto, da quest'anno si dovrebbe ripartire da zero. E ripartire da zero significa questo: in un momento di crisi è ovvio, è giusto che si chiudano le spese superflue. Quindi significa possiamo tranquillamente, purtroppo, fare un convegno in meno, fare una manifestazione in meno, fare una sagra del caciocavallo in meno, però non possiamo chiudere le realtà strutturali che servono alla Sicilia prima ancora che alla comunità locale. Chiudere l'Antonello da Messina dentro una teca blindata significherebbe fare perdere in immagine alla Sicilia non so quanto. E devo dire una cosa: la prima pagina della Stampa con l'articolo che dice di Gramellini che dice io bacerei questi signori che lavorano gratis, che hanno tale senso del dovere da lavorare gratis. Guardate che questo dà un'immagine della Sicilia assolutamente contraria alla immagine negativa che finora è stata data della Sicilia. Quindi noi dobbiamo dire grazie a questi signori, a questi lavoratori, due volte. La prima volta perché tengono aperto il museo e secondo perché hanno fatto una grandissima pubblicità positiva al nostro paese, dicendo che in questo paese c'è gente che pur di portare avanti un museo a cui crede è disposta, diciamo fino a un certo punto è disposta, certo, perché prima o poi si stancherà, ma finora ha lavorato anche gratis accettando di sacrificarsi e di accettare ritardi e pagamenti di questo genere. Vediamo se i politici riusciranno a capovolgere questa immagine positiva che finora siamo riusciti a dare. Vediamo se riusciranno a far arrivare il titolo, nonostante i lavoratori, il museo si chiude. Bene, gli argomenti.